abbiamo, seguendo questo questi approcci, indagato in varie forme questa fascia di territorio, magari in maniera approfondita, verticale, e questo ha dato dei risultati insperati, mettendo in evidenza una serie di cose non immediatamente visibili, ma che danno conto di una storia importantissima che ha attraversato questi territori. Sì, perché una visione proprio a 180 gradi, una visione, come dicevi, sia orizzontale, verticale, sincronica, perché nello studio, nell'approccio di questo territorio si abbracciano tutte le discipline, a partire dalla botanica, dalla geomorfologia, gli studi appunto delle foto aeree, ti sei avvalso di geologi, quindi uno studio veramente a tutto campo del territorio. Tu ricorda sempre il fatto che il territorio è sempre una ricchezza per le persone che ci abitano, quindi fondamentalmente il territorio è modificato dalle persone e fa la storia fondamentalmente delle persone. Mi ricordo quando noi parliamo appunto dell'Appia, mi viene sempre in mente, non a caso, no? I vigneti storici, vigneti altissimi e centenari che stanno lungo tutto il tratto della via Appia, almeno quella che parte da Ponte Rotto e arriva a Reclamo. Non a caso i vigneti più antichi. Questo lo vedemmo addirittura con Slow Food, con un lavoro che facemmo Slow Food, trovavamo piante centenarie di 150 anni, c'è una pianta di Greco Mush che ha sola e lunga intorno ai 5 metri e produce solo lei 2 quintali d'uva, che sta non a caso proprio vicino alla via Appia. Questo perché naturalmente? Perché anche là in questo caso abbiamo la via che funzionava anche non soltanto per la produzione, ma anche per il trasporto di quello che veniva prodotto. Quindi naturalmente intorno la via funziona anche da economia, no? Per il territorio intorno. È fondamentale, vero Alfonso? Tempo fa, tra le varie forme e linguaggi che abbiamo utilizzato per cercare di raggiungere una comunità più ampia, per far capire qual era il nostro mestiere non confinato unicamente all'interno della cerchia degli studiosi, per esempio una delle cose che affermavamo sempre era che l'Appia, quando dicevamo paesaggi dell'Appia antica e nuove strade della conoscenza, immaginavamo queste importanti infrastrutture antiche e noi oggi, grazie alle ricerche e al contributo delle comunità, potevamo creare intorno a questo tracciato antico delle nuove uscite che potevano coinvolgere territori sempre più ampi. Proprio questa era l'idea, da un asse antico proiettarsi nel futuro proprio nella direzione anche di quello che poc'anzi diceva Flavio. Ma che lavoro importante che è questo, perché quest'asse antico, quest'asse stradale antico, che cosa fa? Proietta il territorio che si srotola lungo l'asse in una dimensione comunque produttiva, come dicevi tu Flavio, economica, la gente passa, la gente investe. E oggi paradossalmente questi territori, no, cessata la funzionalità dell'asse, decaduta, sono diventati marginali, territori che in antico invece erano centrali. Quindi questo lavoro, oltre alla riscoperta dei paesaggi antichi, alla riscoperta della storia e delle tracce che ci hanno lasciato i nostri antenati, che poi è fondamentale anche per il nostro benessere perché ci dà identità, è fondamentale anche proprio per la, come dire, rivalutazione di questo territorio, no? La riscoperta dell'importanza. Io sono particolarmente contento di quello che appunto stai affermando e ti sento dire, perché effettivamente, dato per scontato che il nostro mestiere, dico il nostro non per piaggeria, ma perché ovviamente io sono un elemento di un gruppo, mi fa piacere dire che ho il supporto di tutto il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale di Salerno nelle sue varie forme, non ci sono solo archeologi ma storici dell'arte, geografi e soprattutto dei miei studenti, dei miei collaboratori, che grazie alla loro passione che siamo riusciti ad andare oltre quelli che sono i nostri obiettivi della ricerca pura di base, cioè quella di tentare di proporre l'archeologia come una sorta di provocazione e metterci a disposizione delle comunità affinché possano trarre vantaggio dalle nostre ricerche e
renderle in qualche modo motore dello sviluppo, di uno sviluppo sostenibile, dico io, con le evocazioni del passato. E ci sono molte realtà che a me ignote fino a qualche tempo fa, che invece felicemente operano in questi territori. Questo secondo me è un aspetto su cui investire e in cui credere. Io non sono uno positivo per natura, devo dire, anzi abbastanza, ma mi devo ricredere, perché c'è una volontà di partecipare che non mi aspettavo, e questo secondo me è anche il ruolo sociale dell'archeologia e soprattutto di questa archeologia. È che noi a volte abbiamo un pregiudizio, no, nei confronti di questi territori, che alla fine sono dei territori marginalizzati, ma anche martoriati, sofferenti, da abusi e da politiche sbagliate. E pensiamo magari che la popolazione sia anche assuefatta, come dire, rassegnata ad un certo destino. E invece no, quando poi ti poni, interloquisci con loro e magari fai riscoprire certe cose che a livello magari sopito, inconscio, loro hanno, diventano improvvisamente fieri e quindi è vero, Flavio, è così. Ma noi in effetti noi partiamo da un presupposto sbagliato, è che noi in realtà noi vediamo con l'occhio di chi vive questa zona, ma già chi viene da fuori, già nel momento in cui vede tutto questo verde, nel momento in cui vede tutte queste i vigneti, gli oliveti, il grano, tutte queste coltivazioni, nel momento in cui vede tutto questo ambiente, lo vede già bellissimo. Noi vorremmo vederlo meglio, vorremmo vederlo più sano, e poi fondamentalmente la frustrazione nostra è sapere quante bellezze ci stanno e quante fondamentalmente sono un po' mastificate dal fatto da investimenti sbagliati. Ma c'è tanto da raccontare, tanto da scoprire, tanta ricchezza che deve emergere, e quindi qualunque cosa, e poi l'archeologia che serve a questo è fondamentale, soprattutto tanto investimento da fare in questi progetti, sì, che tanto aiutano il nostro territorio. Ma adesso Alfonso ci dovrai raccontare come vi siete approcciati al territorio, che tipo di ricerca avete condotto e poi finalmente che cosa avete scoperto. Ma questo, amici, lo racconteremo dopo il prossimo brano musicale. Mentre il fucile urla fuoco tutto il giorno, volano avvoltoi nel cielo blu attorno. Avanza il battaglione, brilla il ferro e l'ottone, e cadono sull'erba mille bravi cittadini. C'è un re che non vuol vedere, c'è un re che non vuol sapere. Cannone lancia lampi nel cielo, rullano tamburi, incalzano zampogne, insieme nella polvere, sangue e sudore, e cadono sull'erba mille bravi contadini. C'è un re che non vuol vedere, c'è un re che non vuol sapere. Che dorme rapito dalle rose, non si sveglia nemmeno quando madri silenziose, unite nel dolore a giovani spose, gli mostrano un anello con inciso sopra un nome. C'è un re che non scende dal trono, c'è un re che non fa nessun dono. Scende dal trono, c'è un re che non fa l'ultimo dono. Hey!
ed eccoci qua a Frammenti dal passato, puntata speciale Flavio, perché questa sera abbiamo un ospite con noi speciale, Alfonso Santoriello dell'Università di Salerno, professore dell'Università di Salerno di Meteorologia dello Scavo Archeologico e di Archeologia del Paesaggio, giusto Alfonso? Sì. Ora, dopo aver bellamente chiacchierato, no, di tutto quello che sono le bellezze paesaggistiche, ci piacerebbe sentirti un po' parlare di quello che è proprio il tuo studio specifico sulla zona di Benevento. Sì, proverò a farlo nei tempi, come dire, nei tempi consentiti, perché altrimenti io... Ti blocchiamo noi, non Sì, sì, potrei fare un ragionamento, un'orazione stile Fidel Castro, 1° maggio all'Avana. Ti ascolteremo con grande interesse. Ma semplicemente per entusiasmo. No, come dicevo all'inizio, il progetto parte da questa necessità di tentare di ricostruire una parte del tracciato dell'Appia Antica da Benevento al Ponte Rotto. In realtà le ricerche adesso si stanno già estendendo dal Ponte Rotto fino a Mirabelle Clano, qui c'è anche Sandra che ci sta dando una grossa mano. Partendo da questi presupposti, quindi abbiamo messo in campo un po' una serie di discipline, diciamo una ricerca sicuramente di tipo multidisciplinare, e che ha previsto indagini di ricognizione di superficie. Abbiamo ricognito oltre 500 ettari metro per metro, con numerosissimi studenti e colleghi di altre università che poi, se rimarrà tempo, vorrei anche citare. Quali sono stati i risultati più immediati? Intanto, a partire da ipotesi già sviluppate in antico, perché non volevamo, come dire, inventarci nulla di nuovo, abbiamo recuperato una delle ipotesi di un noto studioso beneventano, Meo Martini, che appunto immaginava che questa strada potesse passare da sud-sud-est di Benevento per la località di Masseria Grasso. Se ci sono in ascolto, ci saranno sicuramente appunto radioascoltatori di quelle zone. Quella praticamente l'asse dell'Appia attraversa la città, no? Benevento, certamente, per un miglio circa, certamente, no? Attraverso il corso principale della città per circa un miglio. Poi c'era, diciamo, nel tempo qualcuno ha immaginato, anzi molti hanno immaginato, che l'asse stradale uscisse dall'arco di Traiano, che ovviamente è successivo e che rifà, diciamo, in qualche modo l'Appia, facendolo passare per un percorso più comodo, ma che noi invece immaginiamo dovesse uscire in quest'epoca, soprattutto sì, dal 268 in poi, dovessi uscire invece dalla Rocca dei Rettori. Ah, bene. E quindi questo orientamento un po' diverso. Sì, un po' diverso, certamente. E riprendendo appunto una delle ipotesi che più ci convinceva, abbiamo ricognito, studiato attraverso i vari strumenti che già Sandra ha citato, fotografie aeree, misurazioni particolari, la geomorfologia, perché è fondamentale. Un paesaggio non è orizzontale, è fatto di una serie di dinamiche ambientali che vanno studiate. Le strade non vanno fatte passare come delle linee rette su una tavola piatta, come spesso purtroppo no, si fa a tavolino, si ricostruisce, esatto, un tracciato, esatto, che sembra logico, ma poi se lo percorri a piedi ti rendi conto che è impossibile, certo, che non funziona. E allora in questo quadro abbiamo sicuramente ampliato le conoscenze, adottando anche dei metodi più tipicamente storici, come il metodo regressivo, che si fonda sulla lettura delle forme di continuità e permanenza del passato. Ovvero, che cosa intendo dire? Cioè, i nostri ragazzi, noi stessi, ci siamo ingaggiati nello studiare le campagne di oggi per capire se avessero in qualche modo un riflesso delle trame del passato, ed è stato fondamentale soprattutto per gli aspetti della valorizzazione. E sono emersi numerosissimi, diciamo, siti, aree di evidenze archeologiche ignote, e soprattutto che datano diciamo tutta questa fascia di territorio sostanzialmente almeno a partire dal IV secolo a.C. fino al VI secolo d.C., ma anche con tracce molto più antiche di tipo preistorico. Quindi un'occupazione continua di questo territorio, certo,
fino all'età tardantica. Esatto, esatto. E questo dà conto ancora di più che anche quando l'Appia, almeno questo tracciato dell'Appia antica, non era più l'Appia, comunque partecipava di un sistema molto, molto importante e ramificato di comunicazione, e che ovviamente da un punto di vista, come dire, di commerci, di mobilità, non è secondario. Poi questo penso che dimostri anche un'altra cosa, quello che dicevi tu, cioè il fatto che comunque quando uno sceglie di percorrere una strada è anche la strada più comoda, più facile, certo. Quindi è normale che quella strada è già stata percorsa prima e verrà percorsa dopo, perché è sempre il percorso migliore, giusto? Ma sì, a me è capitato infatti di avere la fortuna di indagare dei tracciati, di vedere effettivamente che la gente, cioè lì, quei percorsi, seppur sì, sono alluvionati, eccetera, c'è proprio la, sì, c'è proprio la caparbietà, no? Della gente poi di seguire quei percorsi. Ma infatti il tracciato che abbiamo, come dire, riproposto noi, ripeto, riproposto, perché non abbiamo ripreso le fonti, cioè chi ha studiato prima di noi, scegliendo una posizione piuttosto che un'altra, ovviamente verificandola, ci arriveremo. Sono dei percorsi, lungo questo percorso noi troviamo delle tracce preistoriche, perché ci sono dei passaggi obbligati lungo il territorio che nel tempo permangono e danno in qualche modo la direzione. Un aspetto che tengo a sottolineare è che altre ipotesi sono state sviluppate, ma a differenza di altri o in genere dei ricercatori che puntano sempre a far passare la propria linea di ricerca come la migliore, no, ci tengo a precisare questo, perché ci sono altre ipotesi altrettanto valide, ma che paradossalmente confortano ulteriormente la nostra ipotesi, perché a mio avviso non bisogna parlare della via Appia come un asse stradale e basta, ma come un network, come un sistema di strade, certo. Per cui va bene anche che ce ne sia un'altra plausibile, tutte sono plausibili, perché il sistema Appia, certo, quello intorno alle quali si organizzano le terre, la gente vive e cammina, ovviamente non possiamo immaginare una sola strada isolata, un, certo, territorio abitato, ci sono tantissime strade che poi fluiscono magari in un'arteria principale, un territorio vivo è questo, molto, no? Vivo, molto vivo, vivo dall'antichità e poi vedremo anche adesso. Diciamo che uno degli obiettivi più importanti che abbiamo raggiunto è far passare l'idea che il paesaggio, che normalmente viene visto come una cosa ferma, lento, uguale sempre a se stesso, non è così. Il paesaggio è molto dinamico, ci sono delle trasformazioni continue e costanti che, diciamo, con poca umiltà dico, il nostro gruppo di ricerca è riuscito a cogliere e a mettere in gioco nel tentativo di rileggere e ricostruire in qualche modo in maniera verosimile quello che doveva essere il tracciato e tutto ciò che intorno al tracciato si organizzava, individuando poi dei punti importanti, di cui immagino parleremo dopo, che hanno confermato sia le ipotesi ma soprattutto l'importanza di questo segmento del territorio beneventano. Ebbene, allora amici, immagino la curiosità di, sì, sapere, infatti, i risultati, ma dovete aspettare un altro po'. Best, 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 best,
boy. Look the world now, the moment is here. Bene, eccoci tornati a Frammenti dal passato, amici, con queste sonorità mediterranee che ci coinvolgono questa sera totalmente e che fanno ballare dall'altro lato del vetro anche il nostro regista Davide Iannuzzo. E che devo aggiungere, per fortuna cancellano quelle discussioni sulle datazioni della tavola poetingheriana di cui stavamo discettando. Una discussione molto radiofonica che è eccezionale. Perdonatemi, io questa sera non ho salutato il nostro regista Davide Iannuzzo, ho dimenticato, ti chiedo perdono. Ma ovviamente, sta prendendo appunti, quindi non se ne ovviamente lui è felicissimo, perché è un grande appassionato di archeologia e soprattutto di questa musica mediterranea che lui ama tanto. Ciao Davide, grazie per il tuo supporto. Bene, allora Alfonso, ci stavi raccontando. Ecco, vi stavo raccontando, avrei tanto da raccontarvi, però vi stavo raccontando di alcuni punti essenziali che ci hanno un po' cambiato, ci hanno dato molto più entusiasmo e anche conferma in qualche modo dell'importanza di informazioni già riportate, come diceva Flavio prima, in degli itinerari antichi. Ricordiamo agli amici che noi stiamo ovviamente raccontando delle tue ricerche, delle ricerche della tua equipe, perché è una vasta equipe, ti avvale di numerosissimi collaboratori, non solo archeologi ma altri specialisti e gli studenti. Sì, mi piace ricordare, cercherò di farlo velocemente, le collaborazioni messe in atto, proprio perché non possiamo fare tutto noi e non sarebbe nemmeno giusto, visto anche l'approccio globale che dichiariamo, e quindi una multidisciplinarità molto, molto estesa in qualche modo. Quindi mi piace ricordare l'Università del Sannio per tutto ciò che concerne la geologia, le analisi archeometriche, col Dipartimento appunto di Geologia, oppure l'Università, il Dipartimento Geogis, il Laboratorio Geogis Lab dell'Università del Molise per il gruppo di geomorfologi, il CNR di Tito Scalo per le indagini geognostiche, un altro dei nostri dipartimenti, il DICIV, con l'amico Salvatore Barba, per tutto ciò che riguarda il rilievo da drone e i rilievi in generale, il Centre Jean Bérard di Napoli. E sicuramente dimentico altri, sicuramente dimentico, spero di ricordarli dopo, gli amici e una serie di realtà che hanno investito su di noi e ci stanno aiutando, ognuno con le proprie possibilità. Quindi tutte queste professionalità, competenze, tutte queste persone impegnate nello studio di questo territorio beneventano per la riscoperta del tracciato dell'Appia e dei paesaggi antichi che su questa strada si snodarono, si articolarono, giusto? È proprio su questi appunto elementi essenziali di questo tracciato antico riportato negli antichi itinerari, come la tabula poetingheriana, su cui discettavamo prima con Flavio e Sandra, che riporta anche Flavio ascoltava interessato sebbene sia un documento medievale, riporta sicuramente una situazione almeno al IV secolo d.C. che è a sua volta frutto di varie mani e che quindi ci consente di risalire fino all'età imperiale. E allora la cosa importante, questi itinerari sono state come delle carte del Touring Club Italia di oggi, che annotavano una serie di luoghi. E proprio in questo tratto su cui stiamo lavorando noi, due luoghi erano citati, appunto due stazioni. Io non ci diciamo. Volevo arrivare a dirlo, sì. Tutti appunto identifichiamo come stazioni la stazio di Nuceriola, a 4 miglia, questo è un dato fondamentale anche per dopo, a 4 miglia dalla città,
e a 10 miglia dalla città, e quindi a 6 da Nuceriola, Nucriola, e a 10 miglia, dicevo, dalla città, un'altra stazio, chiamiamolo così per il momento, Ad Calorem, quindi in prossimità del fiume Calore, è dove appunto quest'area, diciamo, era di più facile identificazione, perché in prossimità del Calore abbiamo la presenza del ponte rotto, un elemento importante appunto da un punto di vista infrastrutturale, e con le nostre ricerche siamo riusciti ad identificare un areale in cui noi crediamo anche di poter intercettare i resti di questa stazio o altra forma di questo luogo di sosta. L'altro grande dato, risultato invece, che dovendo noi poi procedere a una verifica della bontà delle ipotesi e delle che fossero in qualche modo correlabili e correlate al tracciato antico, abbiamo deciso di intervenire in un punto preciso, l'area di Masseria Grasso, tra i comuni di San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi, Benevento, di Masseria Grasso, Cento Fontane. Perché, scusami Alfonso, voi che avete fatto? Innanzitutto avete fatto le ricognizioni, cioè avete scandagliato il territorio metro metro, sì, e poi in base a quello che avete rinvenuto avete deciso di fare degli approfondimenti nel terreno, esatto, degli scavi veri e propri, perché gli scavi mirati poi non è possibile farli dappertutto, quindi avete deciso abbiamo di fatto l'intervento punto chirurgico per capire, sì, se i sintomi del malato del paziente corrispondessero alle nostre ipotesi. Ebbene, in questa area, vista appunto la presenza di materiali manufatti dal IV secolo avanti Cristo, diffusi e dispersi dal IV secolo avanti Cristo fino al tardo antico, vista anche la posizione strategica di questa parte del territorio, abbiamo deciso appunto di chiedere nel 2015 la concessione ministeriale, perché per scavare bisogna chiedere una concessione ministeriale, e con tutta una serie di atti, procedure non complesse ma un po' lunghe. È una cosa seria, insomma. Sì. E dal 2015 non è che ti improvvisi a scavare, no, che uno all'improvviso prende, ecco, dice là, no, c'è qualcosa, certo, questo, anzi, scavare, questo infatti questo bisogna bisogna non dirlo. È che uno va a scavare, non siamo cacciatori di tesori, no, ecco, questo ti ringrazio di averlo specificato, perché è proprio così. Ebbene, abbiamo aperto dei primi sondaggi, dei primi saggi, che immediatamente ci hanno dato dei dati per noi eccezionali. Ovviamente stiamo parlando di un tracciato che si svolge sostanzialmente in campagna aperta, non immaginiamo il tracciato della Via Appia al primo miglio da Roma o a Capua dove c'era materiale, eccetera. E abbiamo intercettato, vi dicevo, a una profondità nemmeno troppo profonda, un asse viario composto di terra battuta, poi con ricariche di terreno per la manutenzione nel tempo, di terreno, di ciottoli. C'era una sorta di glareale. Una sorta di glareale, esatto. Una di sorta ghiaia. C'era ghiaia mista a terra, compattata, con diverse ricariche, quindi anche l'idea, e l'abbiamo intercettata per almeno 14 metri per una larghezza, e questo è stato, come dire, un colpo per noi importante, di fortuna se volete, o di bravura da parte dei ragazzi, di aver intercettato anche i cordoli, e quindi abbiamo la dimensione esatta della larghezza pari a 5 metri e 60, ovvero 19 piedi, che è larghissima ma l'aspetto ancora più interessante, poi, perché, come dire, un po' l'appetito viene mangiando, abbiamo ovviamente sondato anche in altre aree accanto a questo asse stradale. Ebbene, la sorpresa è stata che a partire soprattutto dal 2016, grazie agli studi anche di analisi preventiva attraverso la diagnostica archeologica, geofisica sostanzialmente, la lettura proprio della conformazione dei campi, eccetera, la lettura delle foto aeree, in questi nuovi saggi abbiamo intercettato un quartiere artigianale. Al momento abbiamo aperto 200 metri quadri, ovviamente poi ricoperti di nuovo, composto da spazi, da una serie di spazi aperti e solo un ambiente chiuso, almeno due fornaci.
fornaci che producevano una sicuramente delle pareti sottili, una delle ceramiche più pregiate, insomma, e che soprattutto ci dà l'indicazione anche di una cronologia certa. Noi siamo tra la fine del primo secolo avanti Cristo e non oltre il 50 dopo Cristo, una sorta, come dire, di piccola Pompei, con tutto il rispetto, cioè nel senso è tutto, siamo fermi, è successo qualcosa e si è fermato in un momento preciso. Ora stiamo indagando tutto questo in collaborazione anche appunto degli altri studiosi che ci stanno dando una mano, ma soprattutto sappiamo che è solo una piccolissima parte, perché questa nuce, noi ormai crediamo che sia nuceriola, che vada identificata lì, incrociando tutta una serie di studi, anche di cartografia storica per esempio, possiamo tranquillamente cominciare a pensare che si tratti di un agglomerato, di qualcosa che non sia un singolo, un puntuale luogo di sosta o una piccola... Quindi una semplice stazione di sosta, qualcosa di più complesso. Probabilmente qualcosa di più complesso e che parte da una fase più antica, probabilmente già osca. Giusto per specificare, perché noi abbiamo parlato di stazione e di stazione. Lo spieghiamo ai nostri amici un attimo. Proprio perché noi abbiamo parlato di stazio, in realtà noi dobbiamo immaginare che a un certo punto, che lungo tra una città e l'altra, naturalmente c'era un percorso che più o meno doveva passare intorno alla giornata, diciamo a mezza giornata solitamente di cammino tra un punto e l'altro veniva posta un luogo di sosta. Sostanzialmente, quando se uno ama i film western, no, immagina la locanda con dove ci sta la stalla con i cavalli, dove fai il cambio di cavalli, ti fermi a bere o a mangiare qualcosa e poi fai il viaggio, oppure ti sosti a dormire per poi riprendere il viaggio. Quindi quelli sostanzialmente sono le locande del western, sono le stazioni nel mondo romano, le forme, giusto? Di continuità e permanenza, cioè in questo caso di certe, sì, di certe... Però è importantissima questa cosa che ci racconta Alfonso, perché poi ci fa capire come effettivamente l'occupazione del territorio non è mai come ce l'immaginiamo, o come magari ce la trasmette in forma cristallizzata la fonte, no? Perché questa è veramente importante, questa cosa, cioè una scoperta importantissima. Sì, e in questo quadro poi, soprattutto proprio per quest'area di cui diciamo che sto parlando adesso, il fatto di poterla probabilmente inquadrare già in una fase precedente, a questo punto nuceriola potrebbe essere veramente di provenienza osca, anche proprio nel toponimo, come dire, nell'assonanza di Nucria, nuova rocca, nuova fondazione, no? E potrebbe effettivamente essere poi la... Adesso sto andando. Nelle tue parole ci sento anche il professor Luca Cerchiato. No? Ovviamente, non è mai frutto di un... Che salutiamo calorosamente. Perché quando parli di Nuceria, sì, allora c'è la... Però sua... se ci pensate è vero, perché, perché effettivamente non erano noti, se non in modo... dei frustuli, pochi rinvenimenti a livello di materiali, la fase di quarto. Poi, recuperando dati di scavi di sovrintendenza, di emergenza eccetera, e rileggendo diciamo questa parte di territorio, recuperando questa località di Cento Fontane, in realtà, tranne per un breve periodo, c'è una continuità che non si arresta, e probabilmente da forme sparse a un momento preciso e puntuale della storia romana, in questo caso 42-41 avanti Cristo con la colonia triumvirale, sì. No, ve lo dico perché poi un altro eccezionale 42-41 avanti Cristo viene in qualche modo regolamentata questa area con la presenza di una stazio manzio, chiamiamola come vogliamo. Quello spesso, quando noi parliamo di questi di storici, no, uno parla dell'antichità come se fosse tutta un'unica massa compatta. Esatto. No, poi volevo ricordare giusto che il quarto secolo è un quarto secolo avanti Cristo, certo, è un periodo estremamente nebuloso. Perché nebuloso in che senso? Nel senso che veramente, a differenza della costa, dove abbiamo tantissimi dati, tantissime ricerche archeologiche, tantissimi materiali di quel periodo storico, nell'interno in realtà noi non abbiamo chissà quali dati archeologici riguardanti il IV secolo. Cominciano ad perché poi il IV secolo appunto è una situazione in cui di storia ne leggiamo tantissima, no? Cominciamo dalla prima guerra sannitica, per poi arrivare alla costruzione dell'Appia, la seconda guerra sannitica, siamo già nel terzo. E però poi dopo, piano piano, poi soltanto qua invece leggiamo i romani, quando arrivano si stabilizzano, ormai hanno conquistato e hanno cambiato totalmente il territorio. Quindi l'archeologia c'è
certe volte individua dei periodi di vuoto e dei periodi in cui c'è una forte presenza, certo. Giusto? Invece, sì, sì, sì. No, dico l'importanza invece di questi scavi che riescono a leggere proprio in modo diacronico un territorio e che non si fermano ovviamente soltanto all'aspetto più monumentale. Poi Alfonso, volevo riflettere proprio sull'importanza del recupero anche degli altri, degli scavi della soprintendenza, cioè di unire questi dati. Certo, poi... ma perché per noi sempre in quest'ottica di tentare di comprendere le dinamiche generali per arrivare poi, come dire, a tentare di raggiungere il nostro obiettivo, che era il percorso dell'Appia secondo certe logiche, non potevamo prescindere dalle indagini precedenti, dalle fonti di ogni genere, soprattutto da indagini precedenti anche della soprintendenza, perché poi ricerche sistematiche non è che ce ne siano in quelle aree, in quest'area. E purtroppo gli scavi sono soltanto, soprattutto da parte della soprintendenza, certo, ormai di emergenza, quindi certo, che vanno a tamponare delle situazioni sanguinanti, mentre invece il vostro lavoro è un lavoro fondamentale, proprio perché è un lavoro di ricerca, e il mettere anche insieme questi dati, come spesso non sembra che un territorio parli, proprio perché magari non si ascoltano voci isolate, non le si mettono insieme. Probabilmente perché non si, appunto, spesso non si mette realmente in sistema le informazioni. Noi abbiamo fatto un passaggio banale: prima di discriminare le informazioni, le abbiamo raccolte tutte. Alcune di queste ci hanno dato questo spunto di riflessione, proprio perché nella nostra area, proprio le ricerche di soprintendenza avevano per esempio messo in luce un'area santuariale di quarto secolo avanti Cristo, che per noi è stato un elemento guida per comprendere anche dei rinvenimenti che avevamo fatto più in là e che non riuscivamo a mettere in relazione. E questo invece è stato uno spunto che poi ci ha portato ad interpretare in un'ottica appunto di sistema che cosa potesse essere il quartiere artigianale, o comunque l'area che stiamo indagando. E poi questa strada, Alfonso, larga, hai detto più di 5 metri. 5,60 metri. Quindi rispetta alla larghezza anche di altri assi stradali, sì, che sono sicuramente riferibili all'Appia, ad esempio ad Eglanum, no? Certo. Pezzi basolati, che noi sappiamo essere riferibili all'Appia, che hanno quella larghezza. Poi, come ci facevi notare tu prima, come ci immaginiamo l'Appia fuori dalle città? Alla fine, voglio dire, non è che avessero quella monumentalità che invece possiamo immaginarci nei pressi degli abitati. Magari erano soltanto brecciate, clareate, certo, no? Sì, erano... Adesso addirittura i nostri 5,60 m sono superiori, per esempio, ad altre vie consolari che sono ben più di dimensioni ridotte, ma lo stesso tracciato dell'Appia in alcuni punti. E quindi da immaginare che in campagna tu ti costruisci la strada che ti serve. Certo, con quello che hai, prima, soprattutto. Dicevo prima, per l'antica Capua il materiale è lì già in zona e magari si usa fare in basolato proprio perché c'è materiale disponibile, certo, ma in una campagna aperta diventa una spesa, come dire, inutile. E non quindi è bisogna, sì, bisogna, non necessaria, esatto. Bisogna sempre tenere presente della ottimizzazione delle risorse, che è tipica dei candieri antichi, non si sprecava nulla, esatto, certo non come facciamo noi oggi. Questo racconto è veramente appassionante, amici, e quindi vi diamo appuntamento a tra pochissimo. Thank you.
Eccoci amici a Frammenti dal passato. Flavio, Alfonso Santoriello ci sta raccontando con grande passione di queste ricerche che sta conducendo. Interessante, sono interessato e incantato da queste scoperte, da queste ricerche che si stanno facendo al di fuori della città, perché poi spesse volte quando si fanno le indagini archeologiche si prendono delle zone nelle grandi città, nei grandi centri, e si lascia perdere la campagna, quando invece il territorio è proprio la ricchezza della città. Ma poi oltretutto la cosa che più mi diverte e mi piace, anche perché per la nostra realtà eclettica, no? Cercare di capire il fatto della la mission, se possiamo dire così, di queste ricerche, cioè quella della coinvolgere altri al di fuori degli archeologi, altri al di fuori del gruppo di ricerca, per far sì che queste ricerche possano portare ricchezza al territorio, giusto? Ma che cosa diversa, scusatemi, perché mi è venuto in mente una cosa, no? Questo modo di come dire, porsi oggi degli archeologi, dei professionisti, e che differenza dal passato, quando ci si arroccava, ci si chiudeva in quelle mura erudite e quando non ci si poteva avvicinare assolutamente ai saggi, né si potevano divulgare i risultati, Alfonso? Sì. Era follia, però. Era sì, follia, che spero ormai quasi, diciamo, si stia confinando in una parte, sì. Sicuramente non voi ancora non avete questa follia. No, sicuramente noi no. Adesso provo a raccontare, forse la follia è, come so, dire, nel senso opposto, nel senso opposto. Vi ringrazio per questa chiacchierata, e spero che anche i radioascoltatori stiano cogliendo l'entusiasmo con cui stiamo noi stessi ragionando sulle cose, e soprattutto anche l'ultimo ragionamento fatto, i risultati, che cosa dovevamo farne. Sì, noi abbiamo pubblicato articoli, la comunità scientifica ha anche riconosciuto in qualche modo, anzi ci ha sempre riconosciuto la validità delle ipotesi, perché poi oltre all'API abbiamo proposto di ricostruzione di come doveva essere la campagna, quindi le sue divisioni agrarie nel corso del tempo. Scusami, una cosa molto bella che tu noti, no? È che quest'asse stradale poi alla fine rispetta anche le divisioni dei campi, certo, che come se conservassero la memoria di quelle divisioni antiche. Ecco, e questo è stato un elemento, una spinta per noi importante verso quest'altra parte di progetto, che sta diventando esso stesso un progetto, quindi non più una ramificazione del progetto originario, ma proprio un progetto in parallelo. Proprio dall'aver constatato che la campagna che abbiamo ricostruito, i dati di scavo che ci stanno dando conforto, alla fine in qualche modo replica, ovviamente a volte in maniera perturbata, un'altra volta invece quasi sovrapposta alle trame del passato, dicevo, replica proprio queste trame del passato. Quindi il paesaggio di questa parte beneventana e irpina, in pratica visto sempre come un paesaggio diverso da quello che doveva essere il passato, in realtà ha una forte connotazione conservativa. Se noi adesso andassimo a fare una passeggiata, un percorso lento, no? In questi territori, scopriremmo che strade che stiamo percorrendo appartenevano al sistema dell'Appia antica, magari spostate di 2 metri o leggermente con orientamento leggermente differente, ma che rispondono alle trame del passato. E allora da questa serie di considerazioni abbiamo cominciato a pensare che forse dovevamo in qualche modo rendere disponibile l'archeologia per le comunità, fare in modo che le comunità se ne appropriassero e ne facessero strumento di sviluppo sostenibile. E capissero anche, no, che il paesaggio che vivevano era un paesaggio antico, che pensava la memoria dei millenni. Che il paesaggio che vivono è un paesaggio anche antico, sì. E da queste considerazioni, prendendo gli spunti da studiosi, forse dall'archeologo più importante, anzi sicuro per quanto mi riguarda più importante dell'archeologia italiana, Ranuccio Bianchi Bandinelli, abbiamo
come dire, abbracciato una delle sue affermazioni principali, quelle che l'archeologo come intellettuale non poteva non partecipare alle vicende della società in cui viveva, in cui vive. E quindi in questo senso abbiamo fatto la nostra piccola proposta. Intanto utilizzando uno strumento europeo che esiste, tanto vilipesa Europa, a volte forse il Consiglio d'Europa ha nel 2005 stabilito, ha dato delle indicazioni con la firmate a Faro in Portogallo, la famosa Convenzione di Faro, in cui, come dire, si restituisce alle comunità, al cittadino, la possibilità di sviluppare l'eredità culturale, il patrimonio culturale in senso esteso, materiale e immateriale, facendone anche strumenti giuridici molto, molto efficaci. E quindi il cittadino diventa il primo custode del proprio bene, valicando però i localismi ma mettendo a disposizione di tutti. Quindi da questi presupposti abbiamo provato a... E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a creare un logo, un logo del nostro progetto, perché fossimo identificati e identificabili dalle comunità. E quale poteva essere questo logo? Registrato alla Camera di Commercio, insomma, quasi come una piccola impresa culturale, o il ponte rotto di il cosiddetto ponte rotto, che è condiviso da cinque comuni. Cinque di questi comuni, e che poi rappresenta nell'immagine, insomma, si possono fare ragionamenti, il passato con il ponte come unione tra passato e futuro, insomma, unione delle comunità. Soprattutto intorno a questo ponte abbiamo cominciato, insieme ad alcune amministrazioni comunali, 8, abbiamo creato la rete dei comuni dell'Appia Regina Viarum, che intorno a un protocollo d'intesa ratificato, rispetto a quanto invece non ha ancora fatto il nostro Parlamento con la Convenzione di Faro, sui principi di Faro cerca di, come dire, di creare uno strumento di forza, di condivisione di progetti, di progettualità congiunta. Siamo ai primi passi, è dal 2017 che è stato avviato, ma, come dire, reciproco sostegno di questi comuni insieme ai professionisti. È stato creato anche un comitato tecnico, professionisti che possono, il comitato tecnico e le amministrazioni, aiutare chiunque voglia progettare in qualche modo, si occupi di pianificazione o progettare anche strutture periferiche, diciamo così, in campagna, può avvalersi del sostegno, dei suggerimenti di una serie di specialisti, di esperti in vari saperi. E una progettualità poi più ampia che nostra intenzione sviluppare, quello di una sorta di museo lineare che possa ricucire tutti questi brandelli importanti del passato, in particolare della Via Appia, e esaltare tutte quelle realtà produttive attuali che rappresentano eccellenze nel mondo qui siamo sponsorizzati dalle cantine Leonardo, no? Queste piccole realtà ma molto, che rispettano una serie di protocolli, di modi di vedere, di rispetto dei sistemi di produzione del passato. Voi avete coinvolto i giovani che lavorano, vivono su questo territorio, no? Avete creato questo marchio con questo ponte rotto, il ponte appiano che permetteva il passaggio dell'Appia sul fiume Calore, che tu conosci bene, e che appunto è un luogo dell'anima, Alfonso, certo. Lasciamelo dire, lungo questo fiume che oggi segna il confine tra Avellino e Benevento. Questo è poi un altro fatto. Questo no, è un altro un ponte ancora. Perché noi spesso quando ragioniamo, già qualche volta noi ci siamo trovati a te a ragionare su queste cose, noi quando parliamo di Irpinia e di Sannio, spesse volte ne parliamo come se fosse un confine netto che esiste da sempre. In realtà i confini si spostano, e si spostano proprio nel giro di pochi anni, ma in realtà i territori però sono quelli che respirano insieme, vivono insieme e partecipano insieme alla stessa cosa. C'è testimoni tipo, scusami se l'aggiungo, proprio il nostro Aianico, no? Che l'Aianico, certo. C'è la
l'Aianico del Taburno, c'è l'Aianico del Vulto e c'è l'Aianico di Taulasi, ma sempre Aianico c'è. E sai cosa hanno fatto loro? Addirittura un Aianico dell'Appia. Ecco, sì, cosa davvero bella. Ci stavo arrivando. Tra le varie iniziative, ovviamente al di là di quelle istituzionali regolamentate da apposite convenzioni, eccetera, sono partite anche questi proprio dei rapporti diretti con chi ci voleva stare, con chi raccoglieva la sfida e anzi forse la rilanciava in maniera anche più efficace. E in questo quadro, per esempio, una delle idee che ci è venuta immediatamente, che ben si sposa con l'archeologia e vino, qui mi fermo perché fra l'altro c'è Flavio che ha scritto libri su questi aspetti, ci ha consentito, appunto, creando entusiasmi reciproci, di creare anche un'etichetta che si chiama, una bottiglia di vino che si chiama Ponte Rotto Aianico dell'Appia, con Genti delle Alture San Benites, e con che è corredata da un pendaglio intorno al collo della bottiglia che spiega perché nasce quel vino, che cosa, dove vuole arrivare, qual è il significato profondo, cioè il binomio ricerca e eccellenze locali, aziende che producono o lavorano rispettando determinati canoni e parametri. Ma come Genti delle Alture dovrei citare altri, l'azienda I Tufini, per esempio, che è un'azienda agricola che ci aiuta proprio nella logistica, sì, nella logistica. E tutto questo ovviamente non potevamo non farlo se non ci misuravamo anche con tutta una serie di strategie di comunicazione. E quindi, come dire, forse spesso non si immaginano gli archeologi, ma abbiamo lanciato una forte campagna di comunicazione con su Facebook, perché ci stiamo attenendo sostanzialmente a due direttive, quelle, diciamo, dei due principi, quelli regolati dal marketing di tipo sociale e alla social innovation in questo momento, in modo tale anche da inquadrare una direzione precisa su come vogliamo andare avanti. Quindi anche attraverso il web voi, come dire, in tempo reale rendete pubbliche a tutta la comunità le vostre ricerche. Credo stia avvenendo la stessa cosa in questo momento. Questo è fantastico. Sì, e soprattutto, se mi permetti solo questa aggiunta, uno degli aspetti vincenti è quello che è rappresentato per esempio dallo storytelling dello scavo, che dal diario digitale che abbiamo da subito avviato, magari in maniera un po' all'inizio un po' immediata, un senza po' immediato, perché adesso sempre più stiamo migliorando, anzi ci riserviamo anche una serie di sorprese per il prossimo cantiere, su cui invito tutti i radioascoltatori. Praticamente stai a casa tua, perché stiamo parlando di Aianico, stiamo parlando di vino, stiamo parlando di web e stiamo parlando di archeologia, quindi mi sento a casa, infatti, dove possiamo tranquillamente parlare queste cose, perché proprio veramente siamo qua. Quindi date a caldo dello scavo che inizierà a brevissimo, perché anzi vi anticipo, tranne sorprese dell'ultima ora, che dal 2 luglio al 27 luglio noi saremo nella masseria Grasso. Mi preme ringraziare il proprietario della masseria, questo è signor Carmine Nardone. Io non ho soldi, né la soprintendenza ha soldi per occupare, e lui mi ha detto una cosa importante, mi ha detto un giorno: come faccio a non darvi il mio terreno per un mese all'anno quando vedo la passione di tanti studenti? È grazie a lui che noi riusciamo ad andare avanti. Queste sono belle storie da raccontare, sì, e su cui costruire probabilmente un paesaggio felice. E questa è la gente che ci piace, e questa è la gente su cui crediamo di poter contare per costruire un paesaggio felice ed un futuro migliore per tutti noi. Amici, noi vi lasciamo con questa immagine meravigliosa del Ponte Rotto, questo ponte maestoso i cui resti si ergono sul fiume Calore.
e vi invitiamo ad andarlo a visitare. E Alfonso con la sua equipe sta cercando appunto di riscoprire il valore di questa struttura, addirittura realizzando un rilievo 3D del monumento, quindi un lavoro veramente fondamentale per la riscoperta della nostra terra. Bene, amici, Alfonso, grazie di essere stato con noi. Grazie, Flavio. Alfonso, veramente grazie. Grazie sia del fatto di essere stato con noi, grazie di tutti questi bellissimi attività che stai facendo, di questa rete che stai costruendo intorno a te, intorno a tutta la tua equipe. Che stiamo costruendo, mi piace pensare così. Grazie Alfonso. Amici, vi diamo appuntamento a tra una settimana con un altro meraviglioso antico frammento della nostra terra. Ciao. Buona serata a tutti. Buona serata. Oh, the passenger, he rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Oh, singing la la la. CRT, la web radio 2.0. Il programma è stato offerto da Il Vino. È il frutto di tradizione, conoscenza e amore per un territorio. Tutto questo in una bottiglia di Cantine Lonardo, a Taurasi, Avellino. Stai ascoltando CRT. Stai con me di pioggia di sole, stai con me nel bene e nel male, quando tu non ci sei, stai con me che a volte mi perdo, senza te in questo deserto. Stai con me, perché mai come adesso ho bisogno di te. Quanta vita che corre via, augurandomi che non sia ormai per ritrovare in te me stesso. Credi, siamo nati insieme, e cresciuti qua, anelli di catene uniti per non spezzarsi più. Nella ruggine stanchi, se avrai rimpianti, non dimenticare il mare. Calmo nei mattini limpidi, quella voglia di partire, che ci mette ancora i brividi. Stai con me e tutti i miei giorni
CRT ed è subito musica. Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile. Sarà difficile dire tanti auguri a te, che a ogni compleanno vai un po' più via da me. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Sarà difficile vederti da dietro sulla strada che imboccherai, tutti i semafori, tutti i divieti e le code che eviterai. Sarà difficile mentre piano ti allontanerai a cercare da sola quella che sarai. Amore tuo andrai, amore tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Amore tuo vedrai, amore tuo condonerai, salterai, cambierai sempre a modo tuo. Sarà difficile lasciarti al mondo e tenere un pezzetto per me, e nel bel mezzo del tuo giro tondo non poterti proteggere. Sarà difficile, sarà fin troppo semplice mentre tu ti giri e continui a ridere. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Cambierai sempre a modo tuo. CRT e sei connesso col mondo. La malinconia, le onde come il mare, ti fa andare e poi tornare, ti culla dolcemente. La malinconia si balla come un lento, la puoi stringere in silenzio e sentire tutto dentro, e sentirsi
capirsi in volo dentro agli aeroplani, sulle navi illuminate, sui treni che vedi passare, alla luce calda e rossa di un tramonto, di un giorno ferito che non vuole morire. Sembra quasi la felicità, sembra quasi l'anima che va, sogno che si mischia alla realtà. Vuoi scambiare la tua tristezza, ma è solo l'anima che sa che anche il dolore servirà. E si ferma un attimo a consolare il pianto, mondo ferito che non vuole morire mai. E perdersi tra le dune del deserto, tra le onde e il mare aperto, anche dentro a questa città. E sentire che tutto si può perdonare, che tutto è sempre uguale, cioè che tutto può cambiare. E stare in silenzio ad ascoltare, e sentire che può essere dolce un giorno anche morire, nella luce calda e rossa di un tramonto, di un giorno ferito che non vuole morire. Sembra quasi la felicità, sembra quasi l'anima che va, sogno che si mischia alla realtà. Puoi scambiare la tua tristezza, ma è solo l'anima che sa che anche il dolore passerà. E si ferma un attimo a consolare il pianto di un amore ferito che non vuole morire mai. Questa è CRT. Il programma è offerto da Dama SRL, Contrada Prussiana, Grotta Minarda. Lavori di costruzione strade, edifici pubblici e privati. Scavi di acquedotti, luce e gas. Telefoni 338 48 66 773 oppure 338 66 45 487. Dama SRL. CRT Radio presenta Metal Detector. Il metal in tutte le sue declinazioni. In studio Arturo Capone.
mi piace da impazzire cominciare così col botto una nuova, nuovissima puntata di Metal Detector. Come al solito le cose da dire sono tante, tantissime, ma il tempo è sempre maledettamente tiranno. Ho cominciato col botto, dicevo un attimo fa, ed è così, ne sono felicissimo con questi meravigliosi Kelma. Comunque, questa è Metal Detector, per chi non l'avesse neanche immaginato, ormai lo sa. L'abbiamo anticipato giusto di una mezz'oretta, non sono anzi le 10:20. Ma siamo partiti alla grande, alla grandissima, dopo la solita sigla, con questo pezzo dei Kalma tratto da Black Waltz. Kalma, finlandesi, un altro di quei gruppi di cui credo avrete sentito pochissimo parlare, più oltranzisti tra voi non, magari non li apprezzeranno moltissimo, anche perché fanno del loro... della musica particolarmente strana, diciamo così. I gruppi finlandesi sono noti per essere particolarmente estremi, spaziano dal black più violento, più terrificante, alla... Azaghal o Impaled de Nazarene per chi non li conoscesse, ma sono sicuro che moltissimo, ormai è una storia trentennale. E poi si dedicano anche magari come Sentenced o i Poison Black a sonorità un po' più tranquille, per modo di dire, più dark, più gothic rock. E invece poi ci sono gruppi come questi Kalma, appunto, che fanno invece una sorta di sarabando, un miscuglio di generi, un crossover, mi verrebbe quasi da dire, estremissimo, nel senso che riesce a mischiare sonorità più orchestrali, più sinfoniche, più neoclassiche per certi versi, con altre sonorità tra il thrash, il death, il black e lo speed più violente, più viscerale. Diversi album ormai all'attivo, stiamo parlando di un gruppo che è nato ormai nel lontanissimo 1991, è un'era geologica fa, si può dire, ed è poi, dopo una lunghissima trafila come al solito di demo, riesce ad uploadare ai primi album come Svamplord, ricordo, e poi questo They Will Return, l'album che tratto questo pezzo, il pezzo di apertura, e per poi ancora altri album, fino ad arrivare a The Black Waltz, uscito un bel po' di anni fa ormai, quasi nel 2005-2006, per poi sparire per un lunghissimo periodo, si può dire almeno una decina d'anni, 12-13 anni, per poi ritornare fortunatamente con un nuovo album uscito pochissime settimane fa. E che altro da aggiungere? Come al solito faccio sempre queste corse pur di lasciare spazio alla musica dopo questi meravigliosi Kalma. Ok, a tra poco.
E bentornati. Due schegge, due pezzi potentissimi in apertura di puntata e ne sono più che contento. Per ora, come al solito, voi sapete che ci dividiamo un po' le parti tra me, Raffaele, Berisio e in questo caso però, come al solito, non ci siamo trovati molto, nel senso che la prima parte della puntata si può dire che finora è composta tutta quanta da pezzi miei, ovvero dopo i Kelma, assimilabili per certi versi, come dicevo un attimo fa, anche a gruppi come Children of Bodom, e poi subito dopo invece questi Kriegsblood, black metal band duo composto da due membri dalla Svezia, uno di quei gruppi sempre per stare in tema penisola scandinava, ma in effetti dopo la Finlandia la Svezia, con questo gruppo di cui come al solito è difficilissimo trovare in rete delle notizie esaurienti, soddisfacenti, non c'è praticamente nulla, si sa soltanto che sono sbucati fuori in pratica dal nulla, da pochissimo tempo, dal 2016 sono formati, quindi appena un paio di anni e mezzo fa, si può dire, ormai quasi tre. E che cosa hanno fatto? Solo questo album autointitolato, sia appunto Kriegsblood, debut album, e niente, poco altro. Classico, direi, black metal svedese sulla scia, non so perché mi hanno ricordato per certi versi i Thai Primordial, di cui già qualcosina sono sicuro di avervi proposto. Simile ancora per certi versi a quella che è la scuola più tipicamente svedese, con queste sonorità, questa violenza inarrestabile, questi riff, queste chitarre un po' a motosega che ricordano un po' la primissima scuola anche death svedese per certi versi, e poi nient'altro. Melodia, c'è tanta melodia, posso dire che si sentono molto le tastiere, queste tastiere piuttosto sinfoniche, quasi alla Emperor per certi versi, però non vi so dire altro, anche perché le formazioni, ripeto, in rete sono piuttosto scarsine. A tra poco. We'll be right back.
sempre per restare in tema di black metal, in questa prima parte della puntata non ci siamo praticamente mossi più di tanto da questo genere, ma vi assicuro che nella seconda parte ci sono i pezzi di Raffaele che sono per lo più orientati sul death metal, quindi non vi deluderanno affatto, non vi annoieranno affatto. E quindi Nocturno, questa è un'altra band, abbiamo ascoltato un attimo fa. Band proveniente addirittura dal Paraguay, credo che la primissima volta che metto un pezzo di una band proveniente da quelle terre praticamente lontanissime da noi, dall'altra parte del mondo. Formatisi nel 2003, una one man band che gira attorno alla figura carismatica di Regan Asgard, batterista, influenzato chiaramente dalla primissima scuola norvegese, e non potrebbe essere diversamente. Quindi in particolar modo da gruppi tipo Burzum, Darktron e chi più ne ha più ne mette, la primissima scuola norvegese dei inizi anni 90. Che cosa hanno fatto? Dal 2003 al 2012, come precisa un po' la loro biografia, per fortuna gli elementi qui a disposizione, i dati a disposizione sono molti di più rispetto ai precedenti Kriegsblood, hanno rilasciato addirittura 3 demo. Dal 2017 invece hanno raccolto, a quanto pare, o comunque composto da zero, i pezzi per altri 3 album, dal 2017 addirittura ad oggi. E direi che da quel poco che ho ascoltato i 3 album si differenziano abbastanza tra loro. C'è il primissimo che era piuttosto veloce, crudo, duro, e anche piuttosto basilare, piuttosto semplice come struttura. Il secondo invece direi che è più orientato su pezzi lunghi, lunghissimi, epici, o per certi versi anche più tristi, più dark, più doomish, verrebbe da dire, quindi più ambient per certi versi. E infine questo Musica in Universum, lo perdonerete per il latino assolutamente imbarazzante, come spessissimo succede per i gruppi black metal che non hanno la minima idea di che diavolo sia il latino, ma lo sparano nei loro pezzi, nei titoli dei loro pezzi, tanto per fare i fighi, e non ci riescono quasi mai. Comunque, questo invece, da quello che avete ascoltato, è più classicamente black metal anni 90, insomma, anche abbastanza noise, abbastanza rumoroso, abbastanza caotico, non particolarmente chiaro nei riff, con questa voce anche piuttosto gracchiante. Comunque, a parte questo, direi che dal Sud America c'è questa proposta, non vengono spessissimi, insomma, gruppi black metal dal Sud America, e pochi che riescono a superare la barriera della distanza, comunque riescono in qualche modo ad imporsi. Perciò, dopo il Nocturno, vediamo che succede. Me, I'm disappointed. The God of me, till I stood up and
Ho cambiato genere, raga, spero siate contenti. Finalmente dal black metal siamo passati a tutt'altra musica, a tutt'altra minestra, mettiamola così, ok? Questi erano i Terror da New York, anzi no, chiedo scusa, oddio che errore, da Los Angeles, California, lo so, molti di voi, io pure sto pensando un attimo fa, ma come diavolo è mai possibile? Questi devono venire per forza da New York. Ovvero, per quanto riguarda, insomma, quelle sonorità più legate all'hardcore prima maniera, in questo caso, però i Terror partiti, così come il più classico dei gruppi hardcore, si sono spostati verso una formula completamente diversa, rinnovata, che in quegli anni, ovvero sia primissimi anni 2000, almeno per quanto riguarda l'America, e era più legato a sonorità metalliche, ovvero, cosiddetto metalcore. Molti l'avranno confuso, ok, con tantissimi altri gruppi che non hanno niente a che fare con questo crossover, con questa mix tra le sonorità più metalliche e le sonorità più hardcore tipiche della scena newyorkese, altro che le assolate zone, le assolate città della California, che hanno dato i natali invece a tutt'altra scena, a tutt'altro tipo di hardcore, quello più soleggiato, quello più piacevole, quello più divertente dei mitici in Bad Religion o degli Offspring. In questo caso invece stiamo parlando di sonorità molto più cattive, molto più dure. I Terror facevano della violenza, insomma, del contatto col pubblico totalmente diretto, brusco, immediato, a pelle praticamente, nessuna differenza tra chi era sul palco e chi era nel pit a pogare, a divertirsi e a far casino. E Always the Hard Way era il pezzo tratto dall'album omonimo, e un gruppone che non ho più sentito parlare da un po' di anni a questa parte, deve essere un po' sparito dalla circolazione. Sospetto che addirittura sia sciolto, a differenza di altri tipo gli Hatebreed, che invece vanno ancora abbastanza a gonfie vele. E dopo i Terror finalmente riesco a mettere un pezzo, anzi il pezzo caldeggiatomi, suggeritomi e postatomi dall'amico Raffaele Berisio, un suo gruppo, Necrofast Putrefaction. Abbiamo dovuto fare praticamente una corsa tutti quanti, anche perché il pezzo non era particolarmente lungo. Non so perché, ma mentre lo ascoltavo, capirai, 30 secondi, mi perdonerà il mio caro amico Raff, se mi viene in mente questa scena, no, del tipo quando due bambini durante Halloween bussano a casa e fanno dolcetto scherzetto, e allora dopo, un attimo dopo parte sto pezzo qua, non so perché mi ha fatto venire in mente proprio quella scena là, dolcetto scherzetto, e parte la violenza grind, sparata in faccia, grind noise, come piace solo a me e a qualche altro, tipo appunto Raff, che ne era il cantante, il fondatore, e purtroppo colui che ne ha anche li sciolti in pochissimo tempo. Niente, Necrofast Putrefaction, di questi non si ha praticamente nulla di registrato, che io sappia, che da quelle poche mi ha detto Raffaele, praticamente anche questo qui è una live recording, una registrazione live rehearsal, come ti dicevo una volta, non so se si dice ancora. Un pezzo quindi live registrato praticamente in studio, in presa diretta, 30-40 secondi, pura violenza, puro noise, puro grind, influenzato come al solito moltissimo da primissimi Napalm Death, direi, ma anche cose più schifose, più putride, tipo Hemorrhage, che a loro volta erano influenzate dai primissimi Carcass. Lunghissima, come al solito, ogni volta mi stupisco del curriculum del caro Raff. Qui mi dice addirittura un progetto di Raffaele Berisio che stava nei Chrome, Deteriorate, Burial in Sulfur, Crow Dead, chi più ne ha più ne mette, di un certo Pino. Anche lei nei Deteriorate, nei Gort, abbiamo già messo qualcosa, un gruppo black metal napoletano, Dawa Mesh, sempre gruppo naturalmente basato in quella ridente e bellissima città che tutto fa pensare, tranne che al Grand Core, che sarebbe la nostra amata, odiata Napoli.
come dicevo un attimo fa, praticamente la puntata è vista specularmente in due: prima parte tutta dedicata ai miei pezzi, seconda parte, ovvero questa, tutta dedicata ai pezzi di Raff. Dopo i suoi, dopo Necrofast Putrefaction, ci sono questi Morse Pay, sempre napoletanissimi, penso ormai sciolti, da quelle che sono le mie pochissime informazioni. La bio di cui sono in possesso, metà draft, è due righe, dice che sono stati fondati nel 2013 dallo stesso tizio che ha fondato poi Gort. A quanto pare a Napoli in quel periodo là erano sempre gli stessi, una decina di irriducibili, di immortali, di coraggiosi, di impavidi ragazzi che facevano musica underground. E ne approfitto giusto per dare questo accenno, giusto per dire questa anticipazione: da domani in poi dovrebbe essere attiva una nostra pagina Facebook. Non abbiamo ancora deciso il titolo della pagina, abbiamo deciso solamente che vorremmo dedicare un po' di spazio, tanto spazio, tutto lo spazio possibile e immaginabile a un po' di metal underground, passato, presente e futuro, solo ed esclusivamente italiano. Quindi vi faremo sapere, poi ragazzacci che siete in ascolto, quelli che seguono comunque Metal Detector, per fortuna quello che ho capito sono tanti, i miei post sono sempre più seguiti, sempre più condivisi, grazie naturalmente all'aiuto, alla passione, all'interesse, all'entusiasmo del mitico Raff che mi supporta e mi aiuta. Abbiamo deciso insieme di fondare questa pagina, di creare questa pagina su Facebook e dare spazio, voce a chi questa voce purtroppo non ce l'ha, non ce l'ha mai avuta e non ce l'avrà mai, perché sulle riviste si parla di tutt'altro tranne che dei gruppi di casa nostra. Perciò, dopo questi Morse Pay, influenzati chiaramente dal black metal, che più black metal non si può, però di quello molto lento e minimale, semplice, in questi riff molto ripetitivi, però non so perché mi hanno conquistato moltissimo. Poi io adoro i riff particolarmente ripetitivi, gli schemi sempre uguali, questi riff che si ripetono anche per 5-6 minuti all'interno dello stesso pezzo mi creano un'atmosfera e delle sensazioni particolarmente piacevoli, quindi incontro totalmente i miei gusti. Morse Pay, Through the Eyes of the Dead si intitola il pezzo, e al prossimo, a tra poco.
Bomba atomica, bomba atomica, assolutamente devastanti questi Stigmate, attivi ormai da 15 anni nella scena black metal italiani, italianissimi, orgoglio, orgoglio, meraviglioso, un altro di quei pezzi, di gruppi che non conoscevo assolutamente, scoperto in pratica 2 minuti fa, il tempo di ascoltare questo pezzo e ci ho perso la testa, insomma, grandissimi, grandissimi, veramente meravigliosi, dicevo, 15 anni di attività totalmente dedicati alla causa del black death metal più violento e epico che si possa immaginare in circolazione. 3 album rilasciati, tra cui ormai il più famoso a quanto pare è questo The Sun Collapse, viene citato moltissimo nella loro bio, nelle informazioni che mi ha mandato Raf. E 9 pezzi assolutamente devastanti sulla scia di gruppi tipo Enthroned, Diabolical, Orna, Impiety, sì, assolutamente sì, direi che queste sono le loro influenze primarie. Devo dire che i ragazzi si stanno dando molto molto da fare. Anche nel 2014 si è verificata purtroppo la tragica perdita del cantante chitarrista, da quello che leggo, e da allora un po' stanno cercando un po' di riprendersi, di darsi da fare dopo questa tragica perdita, questa tragica circostanza che purtroppo ha determinato naturalmente lo stop di ogni attività del gruppo e una lenta risalita dall'abisso, insomma, dalle tenebre. E dispiace perché sono un grandissimo gruppo, dicevo, 3 album ormai pubblicati e sono al lavoro per rilasciare, per comporre, quindi pubblicare addirittura il 4º album, quindi tantissima attività live, poca notorietà, e questa è la solita classica situazione italiana, più conosciuti immagino questi ragazzi all'estero che non da noi, eppure le avete ascoltato, la registrazione assolutamente personale, la tecnica mostrata, la classe è assolutamente professionale e può competere con i mostri sacri del genere tipo Watain, ecco un altro nome che mi girava moltissimo in testa ascoltando, sono appunto i Watain, quindi direi sonorità per certi versi molto più simile alle ultime tipicamente norvegesi piuttosto che a quelle svedesi di una volta, alla Marduk o alla Setiri, allo Dark Funeral per intendersi, direi molto più simile a qualcosa dei Watain più recenti, grande grandissimo gruppo. Yeah.
E Rafa questa volta ci è andato un po' troppo giù pesante con questi Sick di nome e di fatto, ovvero malati, che più malati non si può. Provenienti da South Central, Los Angeles, California. E poco, pochissime informazioni purtroppo riguardo a questi ragazzacci, ma il genere l'avete intuito tutti. Siamo dalle parti del brutal death metal alla disgorge, per intendersi, quelli che a me e a Raf mettono particolarmente d'accordo, ma soprattutto a Raf mando totalmente invisibile. Mi ha detto più volte, se non ricordo male, che il cantante di Sgorge l'ha influenzata moltissimo nel suo growl, nel concepire, nel produrre, nel creare il suo mortifero growl. Perciò siamo dalle parti del suo genere preferito, anche il mio per tantissimi anni, poi come al solito magari mi sono un po' allontanato, ma il suo genere preferito direi che è proprio questo, ovvero il brutal death metal con parti grind, con parti assolutamente devastanti. E cambi di tempo, cambi di, però mai cambi di atmosfere, siamo semplicemente a massacrarci i timpani, a farceli distruggere da questi musicisti che tutto lo tranne che renderci gradevoli le nostre giornate e la nostra vita. Sick da Los Angeles, California, ha rilasciato questo demo nel 2007, Exsanguination Through Mutilation, un promo nel demo nel 2011 e poi un EP nel 2012 intitolato Cannibalistic Torment. Non ne so altro. Questi sono stati decisamente una sorpresa, leggevo praticamente adesso la loro bio mandatovi sempre dall'amico Raf e devo dire che sono rimasto abbastanza, come dire, stupito, mi ha colpito proprio questo riferimento chiaro, per non so quanti di voi in ascolto si ricorderanno delle cosiddette